Subsol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con la Bachelorette Challenge. Siamo a Brindleton Bay, come potete notare, siamo qui con Marissa, ovviamente, e Malik, che è stato estratto dalla nostra, dalla mia, anzi, Alexa. E siamo venuti per cominciare qui a, come si dice, oddio, santo cielo, non mi viene, a Brindleton Bay, per fare una giornata intera insieme a Malik, scelto dal destino. Però siccome sono affamati, io direi che è il caso di venire a prendere qualcosa da mangiare. Tra l'altro è la notte brava, quindi abbiamo anche fortuna, perché non paghiamo niente. Bene, direi che potete prendere una porzione insieme. Ok, tu la stai già prendendo, Malik? No. È in bagno a farsi un discorso esortativo, perché è molto triste, perché la gelosia... Però tesoro, se andate a sedervi insieme poi qui mi fareste una cortesia. Magari qui, oddio, davanti al camino. Siedete insieme qua. Ma tu prendila la porzione, hai fame anche tu. Prendi una porzione insieme, dai. Facciamo così e sedetevi qua. Qua t'ho detto. No, ma perché non mi ascoltate? Che fatica, ce la facciamo? Ok, pare di sì. Bene, quindi i nostri sono venuti qua per conoscersi meglio. Io non sapevo davvero chi scegliere, quindi ho fatto scegliere al caso. Non so neanche, ragazzi, come fare per scegliere il prossimo eliminato. Io non ho idea, magari però potete parlare nel frattempo. Proprio non è un piano folle, dai, magari. Magari una volta, perché no, Selvadorada, potremmo visitare il tempio. In realtà non è un piano folle, perché è l'aspirazione che ha lui. No, non essere triste, provala a rincuorare, per favore. Dai, guarda, mi dispiace, lo so che è una situazione difficile. Oddio, tu mi piaci, però ci sono altre persone che devo conoscere, mi piacciono anche loro. Non vorrei essere nei tuoi panni, perché io non riuscirei a sopportarlo, gli sta dicendo lei, no? Perché insomma non è facile essere nei panni di loro. Ecco, lui è anche sceso l'amicizia, non è andata bene. Il piano folle non è andato bene. Cosa state facendo? Ah, lo sta provando a rincuorare, ok. Ordina una bevanda, rigruppo. Fai un... È l'11:44. Mi sembra un... Facciamo un succo d'orzo, va. Non andiamo ancora con l'alcol. No, non sta andando bene. Per niente. Cavolo. Chiacchiera, non avanzi uno in bagno, per favore. Dopo vieni a flirtare con lui. Che a lui? No, ubriaco no. Dai, ti prego, basta. Che ansia, sto ubriaco. Temporale, c'è un temporale? Che le ha pure temporali? Sì, perfetto. Va bene, voi fregatevene. Tra l'altro è freddo, quindi potresti anche accendere il fuoco. Anzi, guarda, fallo te, visto che lei momentaneamente è suo. Accendilo tu. Non stare a parlare con sto tizio che non ce ne frega niente. Neanche con Miko. Con chi cacchierò la fle... Con Don Lotario, ma sei impazzita? Marissa? Eh no. Ma assolutamente no. Cioè, ti sembra che questi disgraziati debbano sopportare poco? Siediti insieme qua, vai. Ci manca solo che flirtiate. No, vieni a sederti qua. Lascia stare Miko, anche tu. Parla con lei. Lo so che al momento ce l'hai con lei, imparala a conoscere. Esprimi ammirazione. Rallegra. Ok, è tornato felice, se non altro. Magari flirto un po', perché ho fatto una conversazione profonda prima.
E complimentati per l'aspetto. Fai. Dai, stringilo. Dove andate a stringervi? Ok, va bene. Bene, direi che la relazione è decisamente risalita. Sì, decisamente risalita. Allora, guarda, facciamo una cosa, sfidalo. Perché no? Sfida Malik a biliardino. Cosa stai facendo? No, perché fai questa cosa? Ah, meno male, non è andata male. Pensavo che stesse per capitare un mezzo disastro. Basta che... Oddio, no, c'era un bacio. Vabbè. Non riesci a passare? Cos'è? Ok, ci sfidiamo a biliardino. Lui... È caldo, tesoro? O sei malato? Che hai? Drunks. È ubriaco. È a caldo. Ma cavolo! Ti cambierò io così perché non ti voglio fare interrompere l'azione. Ma basta mettere vestiti da caldo. Ok. Tu hai caldo? No, tu no, hai cure temporali. Ok ragazzi, può bastare, dai il biliardino. Qualche desiderio su di lui, tesoro? Oh, qualcosa è arrivato, fai fichi fichi, no, qualche desiderio fattibile? Complimentati con Malik, va bene, questo lo facciamo. Quindi facciamo romantico, perché no? E fai... No, complimentati per l'aspetto, andava benissimo. Complimentati per l'aspetto. Ok, l'hai fatto. Questo cos'è? Complimentati per l'aspetto. Fai fichi fichi. No! Imparala a conoscere, va bene. Ragazzi, poi torniamo insieme quando ci sarà qualcos'altro di interessante. Che al momento andranno avanti così. Bacia qualcuno, vabbè, dai, baciamolo. Bacio appassionato. Oh, quanta passione! Vabbè, lei ragazzi c'ha attrazione per lui, c'è poco da fare, gli fa proprio venire la fregola. Debug perché era rimasta incastrata lì. Cos'è? Sali di livello un ballo. Fai qualcosa di romantico, amoreggia con Malik. Ci fosse una panchina, perché qui come minimo non si siederanno insieme. Siediti insieme. Invece sì, quindi possiamo amoreggiare. Amoreggia. Così sei contenta. Che bellina che è, vabbè. Quanto love. Vorrei vedere anche lui. Però questo Scottex nel mezzo non è il massimo, ma insomma, vabbè. Contentiamoci. Che bellini che sono anche loro, belli fucciosi. Ok, tempesto di foto, ragazzi, c'ho la fissa. Per chi mi segue lo sa. Chiede a Malik di diventare il fidanzato. No. Fai fichi. No. Qualcosa che posso fare, tesoro. Qualcosa che possa fare. Continuate pure a amoreggiare voi, non vi preoccupate. Io penso a cosa farvi fare tra poco. Magari potremo andare a cena fuori. Dai, è diventare il fidanzato, ok. Però almeno stavolta è più il fidanzato che non il fichi fichi. Vai a pesca insieme. Dai, è andato un pochino a pesca. Lui ama l'aria aperta, quindi sicuramente apprezzerà l'idea. È tornato triste, perché? Hard times, momenti difficili. Adesso sta attraversando un momento davvero difficile. Vabbè, sì, la sfida. Depresso addirittura. Dai, prova a rincuorarti con la pesca. Intanto vi faccio un'altra foto per immortalare questo momento. Oh, lei ha preso un pesciolino, brava.
Lei si sente insicura, perfetto. Fai fichi fichi, no? Vabbè, dai, basta pescare, mi sono scocciata. Spettegola, discute degli interessi, raccontagli anche un aneddoto divertente, flerta, accarezza la guancia, dai, se no altrimenti. Dai, tu non ti sentire insicura, però basta. Vai a caccia anche dei complimenti e poi andiamo a cena, dai. She's in Berlin, ok. Oh. Oh dai, ultima tappa. Però lo farei da appuntamento l'ultima tappa. Oh, lui gli ha mandato un bacio, che carino. Malik. Certo, l'ho chiamato, l'abbiamo davanti. Ok, lasciate stare ragazzi, non ci fate caso. Ok, siamo arrivati, ordiniamo subito. Parte qui è di pesce, cosa c'è per lo più? Pesce, quindi no, allora vino bianco, vino rosso, te la mangia... No, sono pochissimi quelli con il vino rosso. Facciamo quello di fiume fertile, per entrambi. Anzi, è un Simpolitan. E poi prendiamo... Non lo vedo con uno sformato di pesce. E lei è un salmone in crosta di erbe. Dai. E fate qualcosa. Per esempio, flirta, va? Desideri? Chiede a Malik di diventare fidanzato, ok? No? Un altro? Cos'è? Chiacchiera. E lo facciamo questo volentieri. Discuti delle tecniche di ballo. Magari lui le sta raccontando adesso della rumba Sims. Magari le sta anche dicendo, magari una volta te lo potrei insegnare. Ok, pescare hai pescato, tesoro, no? Però quando è con negli appuntamenti non ha mai desideri sugli altri, su chi non è presente, insomma. Flerta, va bene, appena torna, spero sia andato in bagno. Sì, esatto. Cioè, lui è depresso, dai, però, non essere depresso, Malik. Anche lui è depresso per il tradimento ed è anche geloso. Ray. Lui... Anche lui è triste per il tradimento. Jacob è felice come una Pasqua. Malik, torna seduto per favore. Mangia e bevi. Che lei vuole flirtare con te, quindi per favore fa una battuta d'abbordaggio, va. Cioè, depresso. Dai, però ha reagito bene. Con questa maglia aperta, comunque, ragazzi, è veramente sexy lui. Fai conversazioni profonde. Ok, facciamole. Direi che lei se l'è goduta bene. Da consigli sulle relazioni, vabbè. Mi è scappato, ma fa niente. Ok. Il cibo se non altro stavolta è normale, quindi dai, stavolta non ci lamenteremo del cibo, gli diremo che ci è piaciuto. Ok, abbiamo finito anche il con tutto, è 11:30, quindi credo si possa, possiamo anche lasciare il tavolo e tornare a casa, magari diamogli sì un bacio. Per concludere questa giornata, bacialo. Dice, lo ringraziamo per la bellissima giornata trascorsa insieme, perché lei comunque è stata bene con lui. E la prossima, ragazzi, domani è l'eliminazione, la quarta.
Io mi dovrò basare sulla relazione a questo punto, che è successo sto macello, vediamo. Vediamo, ragazzi. Torna a casa, Malik, per favore. E ragazzi, attualmente la situazione è questa. Loro sono stati allontanati dalla casa. Momoru, Drake, Kyle. Sono rimasti in gioco al momento Jacob, Ray, Raymond, Eric e Malik. E ora ragazzi, mi baserò sulle relazioni per decidere. Perché lei sta dormendo e me la segna come sveglia? Vabbè, ci vediamo domani ragazzi. Si è svegliata prestissimo ragazzi, lei è... Cos'è? Perché si è stordita? E neanche esce. Vabbè, sta scrivendo un messaggio a Perla per dirgli che è arrivato il momento di fare la quarta eliminazione, che davvero per lei questo è un momento molto molto difficile, più delle altre volte, perché stavolta con tutti ha delle relazioni veramente alte, a parte con, vabbè, a parte quelle calate per via dei tradimenti vari. Ragazzi, qui è complicato, io non so perché l'è stordita. Ah, è rilassata e me la segno come stordita, vabbè. Va in bagno, cara, va. Dobbiamo oggi, ovviamente, magari migliorare qualche abilità, parlare con tutti i partecipanti e tenersi per mano con loro. Quindi lo facciamo. Lui è già sveglio. Quindi, oddio, lui ha la febbre. Chi è che aveva di nuovo la medicina? Ray. Dai. Curati anche tu, prendi la medicina. Ragazzi, venite qua. No, non qua. Scusate, venite qui. Vai qui. E anche tu, vieni qua. Jacob. Magari ci vogliamo vestire. Vabbè, chi se ne frega, stai così, sei un bel vedere. Allora, dobbiamo parlare un po' con loro, quindi discutere gli interessi. Vai a caccia dei complimenti. Shay, come stai? È stato bene ieri sera? Lui, ma insomma... Tu eri fuori con un altro, quindi sai com'è. Troppo bene. Vabbè, condivido un segreto. Lei cercava un attimo comunque di dirle, guarda, lo so, immagino, però... Purtroppo davvero il gioco è questo. Lei continua a dire sta cosa a ripetizione, a random, ma d'altronde è così. Tieni la mano. Che neanche c'è. E quindi... Come facciamo? Non ottiene la mano, tu ce l'hai? A parte deve farlo lei, non lui. Comunque, giusto per curiosità, ma neanche lui ce l'ha. Forse ne dovrebbe diventare flirtante. Guarda, facciamo una cosa. Ti faccio diventare io flirtante senza fare niente con nessuno. Perché non, a meno che non lo faccia lei, io non voglio fare niente con nessuno. Fai una doccia calda e sensuale. Smetti di parlare con lui, invece che rilassata ti voglio flirtante. Tieni la mano, oh, vieni a tenere la mano, perché dobbiamo farlo con tutti, quindi... Tu, mi piace Jacob, davvero, però la situazione è quella che è, e lui però l'ha accettato, non ci ha rifiutate. Diamo un altro po' di tempo per vedere se fanno altro in autonomia. Sembra che non facciano una mazza. Oh, gli ha dato una rosa. Ma non è ancora il momento di dar rose. Ok. Racconta una storia coinvolgente. Va bene, andiamo da Malik. Facciamola anche con lui. Quindi vieni qua. Amichevole. Chiediamo della sua giornata. Gli chiediamo se è nervoso, se è ansioso. Come va, Malik? Stai bene? Racconta la barzelletta sui vecchi tempi. Sì, guarda, ieri sono stato veramente molto bene con te. Continuiamo sulla l'ondata dell'amichevole. Adulalo. E poi anche con lui facciamo. Tieni la mano. Se lo trovo. Eccolo qua. C'è qualcuno in stanza per capire? Perché vorrei evitare altri disastri, almeno evitare quelli volontari. Perfetto, non c'è nessuno, quindi va bene. Dai. E ovviamente non ci rifiuta, lui poi era al 100%, per cui... Allora, direi dov'è Eric? Qua.
fuori, quindi qui è molto rischioso farlo. Va bene, ma vieni qua. Anzi, diamogli un secondo di tempo per vedere se fanno cose in autonomia. Quello credo se ci sia meno bisogno, perché fondamentalmente loro hanno passato una giornata intera insieme, quindi stanno solo chiacchierando. È arrivata anche la nostra maggiordoma. Va bene, maggiordomo. Va bene, andiamo da Enric. Mi dispiace Enric, devo interromperti. Vieni qua, amichevole. Discutiamo delle tecniche di ballo. Altre scelte, amichevole. Chiediamo anche della sua giornata. Aduliamolo. E poi facciamo anche con lui. Tieni le mani. Mandare. Ah, avevi caldo, ti sei cambiata, ok. Ma questo da dove l'hai fatto? Io non te l'avevo da... Ragazzi, avete visto? L'ho fatto da sé, non c'è nemmeno qui in lista. Ok. Va bene, sono chiare le sue intenzioni. Cavolo, lascio appassionato. Da sola, così. Tanto per... Va bene. Non credo che rifiuterà il tieni la mano a questo punto. Sai, tu mi hai colpito molto. Sono sempre... tu hai l'aria un po' del Don Giovanni, perché secondo me gli starà dicendo lei, tu sei bravo con le donne. Beh, sì, sono bravo, ma sai... Credo sia arrivato anche per me il momento di fare sul serio. E tu potresti essere la donna giusta. Ovviamente non ha rifiutato, il tieni la mano. È giocoso, ok. E andiamo ad Raymond Link, che è qua dentro. Quindi vieni qua, spettegola. Tanto non state... Avete già fatto abbastanza voi in realtà. Fai... chiedi della sua giornata. Amichevole. Adola anche lui. Ma no, non dovrebbe venire lui da te, mannaggia la vacca. Ecco, bravo, vattene. No, non restare qui. Posso mandarti via, per favore? Guarda, davvero, vieni qua a giocare a basket. Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sogna in grande, vieni a sognare in grande. Lascia stare e non chiacchierare più. Ma dove vai? Che fai? Ah, ok. Chiacchierate così voi, va bene. Poi possiamo fare... Di nuovo, perché mi sa che non l'ha prese. Quindi... Facciamo anche una conversazione profonda? Perché no? Complimentati per l'abito. Vai in estasi per lo suonato pianoforte. E anche con lui, romantico. Tieni la mano. Ok. Ragazzi, direi che si avvicina il momento della scelta. E lei dovrà assolutamente scegliere adesso. Quindi la farei preparare per il grande momento. Hai fame? Ok, prima allora mangia. Che tanto effettivamente è ancora presto, mezzogiorno, quindi vai a mangiare. Ci rivediamo, penso, per la scelta, perché sennò si sta andando troppo là. Vai a mangiare, tesoro. Ragazzi, c'è un'interazione automatica. Cos'è? Chiacchiera. Ok. Una chiacchiera. Chiacchiera un tubero, l'hai baciata sul collo. Ok. Ray, wow. Va bene. C'era la Malik, ma non penso ci abbia visto, grazie a Dio. E direi che però adesso tu potresti andare a fare un po' di altre cosine. Meno rischiose, per esempio, potresti... Visto che dobbiamo fare un po' d'abilità, potresti venire qui a suonare qualcosa. Suona un concerto, va. E lei quindi si mette qua a suonare e a scriversi le idee, perché sua sorella l'ha detto: mi raccomando Marissa, scegli il tuo cuore, segui il tuo cuore, cerca di svuotare la mente, vedrai che poi saprai da sola quello che devi fare. Alla fine lo capirai da sola con chi stare, chi è la persona giusta per te. E quindi lei adesso si distrae un attimo suonando e poi verso le 4:30, come al solito, andremo a fare la nostra scelta. Loro che stanno facendo? Lui sta ballando. Jacob sta ballando. Enric balla. Ballate tutti, ragazzi. Balla anche lui, va bene. Tutti ballano. Io sono una stronza e ve lo spengo.
Oh, si abbracciano, vabbè, sono tutte amiconi nonostante le gelosie. Ragazzi, siamo arrivati, guardatela che faccino. Questa volta lei è davvero... per lei è davvero difficile, a caldo tra l'altro, sì, perché è caldissimo adesso, ma io la vorrei in abiti eleganti, non in abiti da caldo, per cui tesoro, sopporta. E facciamoli venire. Ed eccolo qui, ragazzi, e chi è? Raymond è il primo che ha fatto chiamare. Bene, ragazzi, no, e che scatola, ma ogni volta che fa la scelta lei le scappa la pipì, ha tutti i bisogni del mondo. Abbraccio o rosa? Oddio, quanto sei bellino. E ragazzi, ci siamo. È il momento, scopriamolo insieme. Una rosa. Raymond passa anche questa volta. Vediamo se c'è qualche azione autonoma. Lui gli rende la rosa, è un po' il classico ormai. Ma sì, dai, stavolta chi passa gli faccio fare uno stringi, perché mi sembra che ci stia bene. Stringi, niente bacio, solo stringi. Lo faccio fare con tutti quelli che passeranno questo turno, non solo con lui. Che belli, è una foto splendida questa. Ok, andata. Bene, grazie Ray, puoi anche vestirti da caldo. Facciamoglielo fare subito, se no mi crepano, ragazzi. E andare a casa. E aspettiamo con Marissa il prossimo che dovrà arrivare. Eccolo che arriva. E chi è? È Eric Lopez, il secondo sim che le ha fatto chiamare. Vediamo cosa sceglierà di fare con lui. Ci siamo, il momento è giunto. È bellissimo qui al tramonto comunque. E gli dà una rosa. Qualche altra cosa in autonomia, ragazzi, la fate. Gli rende la rosa, ok. E stringilo, come ho fatto fare anche a Correi. Ok, grazie. Grazie anche a te, Eric. Hai passato il turno. E mettiti pure tu qualcosa per il caldo, va? E poi puoi tornare in villa. E aspettiamo il prossimo, il terzo. Chi arriverà? Da-da-da-dan. È arrivato Jacob. Sì, eccolo qua. Ciao, Jacob. È un po' teso lui. Ok, scopriamo insieme, ragazzi, se lei gli darà una rosa o un abbraccio. Vi ricordo che la rosa, ma lo sappiamo, no? La rosa è una scelta, l'abbraccio no. E vediamo, ragazzi. Lo ha abbracciato. Sì, ragazzi, sì. Purtroppo, inaspettatamente, perché lo vedevo tra i favoriti, ma è quello che ha meno... relazione, 100-100, 100-100 e 100-100, lui è 166, quindi purtroppo con Jacob è dovuta finire così. E a questo punto diventa obbligatorio dare una spiegazione, quindi lei lo adulerà, perché dirà: guarda, tu mi hai fatto provare tante emozioni, per un bel po' di tempo ho creduto che potessi essere tu la persona giusta per me. Esprime anche ammirazione, esatto, ma credo che il mio cuore mi chieda di altre, insomma, forse proprio qualcosa di più per gli altri che non per te. Probabilmente si è rovinato tutto, non lo so, però purtroppo è così, Jacob. Niente, Jacob viene eliminato dal gioco. Cambiati d'abito anche tu. Metti questo e momentaneamente puoi tornare in villa. E ragazzi, manca l'ultima persona. Aspettiamo anche lui, Malik. Ormai è chiaro. Ormai è chiaro quello che sarà. Quindi aspettiamo che arrivi e vediamo il momento. Eccolo che sta arrivando anche Malik. Malik ovviamente non sa come è andata prima, quindi anche lui sarà un po' nervoso. E dice: io sono stata bene con te,
e voglio continuare a vederti. Qualcosa è nato mia? Un'altra rosa. Ok, ha reso la rosa. Perfetto. E a questo punto stringe anche lui, come abbiamo fatto con gli altri due. Stringi. Che belli che siete. Fermi, fermi, devo farvi una foto. Ragazzi, i giochi sono stati fatti. Mi è dispiaciuto tantissimo, guarda, veramente, Jacob. Lo avevo, devo dire la verità, l'avevo visto tra i favoriti perché lei esprimeva veramente tanti, tanti desideri su di lui. Accarezza la guancia con Malik, wow. E vedrò, per un momento ho pensato che invece sarebbe stato Malik a andare via, perché non facevano quasi niente insieme l'automatico. E invece, ragazzi, guarda, a parte ora stanno andando proprio alla grande. Ringrazio tantissimo Elenia per avermi passato Jacob. Anche Jacob, come anche Drake e Kyle e tutti, insomma, più o meno, vedrai che lo ritroveremo da qualche altra parte, perché Jacob è un pezzo del mio cuore, quindi in qualche serie ci dovrà essere, però per Marissa non era l'uomo giusto, evidentemente. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Sono curiosa di sapere cosa pensate di questa eliminazione, se anche per voi Jacob era tra i favoriti. Se per chi tifate, ragazzi, Rick, Raymond, Malik, quali sono i vostri sim preferiti? Ditemelo, fatemelo sapere. Io intanto mi invito a iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati se non l'aveste ancora fatto. Vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento alla prossima volta con un altro episodio della Bachelorette Challenge. Subsul!